Buongiorno a tutti, sono Anna Giunchi della microeditoria di Chiari, Chiari, capitale del libro 2020. Oggi sono qui con Ivano Bianchini, Tiziano Belotti e Dario Lazzaroni per parlare del libro Anime in posa, poveri, ricchi e finti ricchi tra le fotografie della Rovato del primo Novecento. È un testo che viene da una ricerca molto approfondita e circostanziata, poi l'autore ce ne parlerà meglio, di due archivi fotografici, quello di Giovanni Sorlini, pardon, finissimo intagliatore rovatese, cito testualmente, e della famiglia Marini, fotografi di Rovato per quattro generazioni. Partecipano alla pubblicazione il comune di Rovato, di cui il dottor Belotti è sindaco, e Cogeme, di cui appunto è presidente il signor Lazzaroni. Appunto, io prima di dare la parola all'autore, per qualche parola do passo al dottor Belotti e poi al signor Lazzaroni. Grazie. Grazie, grazie a lei. In realtà avrebbe dovuto dare la parola per primo a Lazzaroni, perché fu suo lo stimolo iniziale per questa, che non doveva essere un testo, ma una mostra. Perché quest'anno, 2020, cade il 50° di Cogeme e dovevamo festeggiare questo bellissimo traguardo, e uno degli eventi con cui festeggiarlo era una riproposizione, ma fatta con tutti i crismi, di quella che fu già una mostra fotografica del 2006, ma soprattutto integrarla con altri documenti che erano venuti nel frattempo ad essere a disposizione. Poi noi ci incontrammo casualmente, ne parlammo e io gli dissi: guarda che le mostre vanno e poi la gente si dimentica, mentre invece i libri restano. Questo non è un libro nel classico, come dire, nel modo classico in cui si intendono i libri, ma è una raccolta, e ovviamente non può essere nemmeno, come dire, un elenco dei documenti che sarebbero andati in mostra, quindi non è un catalogo, ma è un libro che esce dal cuore, perché io ho sempre avuto, come dire, una certa passione per la storia, e quindi per la storia del mio paese, e le fotografie fanno parte della storia di un paese, anche perché questo libro ne raccoglie per 100 anni, e quindi Lazzaroni ha preso al balzo questa occasione e ha sposato questa proposta. E devo dire che oltre al contributo economico, che non fa mai male, anzi fa sostanzialmente bene per il Comune di Rovato, perché poi lo sponsor principale è stato Cogeme, è uscita veramente, è uscito un lavoro che si intitola, non ricordo più, Anime in posa, ma in realtà è una composizione veramente fatta col cuore, con l'anima. Bianchini naturalmente ci ha messo del suo, perché è una persona straordinaria, non solo perché conosce e sa, come dire, manipolare sia le parole che le immagini, ma soprattutto perché lo fa in maniera gratuita. L'ha fatto in maniera gratuita e questo non è da tutti. E il fatto di impegnarsi in maniera gratuita per qualche settimana, anzi qualche mese, significa che anche lui fondamentalmente l'ha fatto per passione. E la stessa cosa ovviamente l'ha fatta Dario, che in qualche maniera doveva ricordare questa azienda che è 50 anni che opera sul territorio, lo sta facendo ancora, e in qualche maniera lui con la sua famiglia è veramente, come dire, condizionato. E quindi questo non è un libro. È un pezzo delle passioni del sindaco, del presidente di Cogeme, ma soprattutto, ovviamente, c'è tanta passione e tanta anima dell'autore, che è Ivano Bianchini, e che mi permetto, anche se i nostri rapporti non sono sempre idilliaci, di ringraziare ancora una volta, perché veramente ha fatto un lavoro veramente, secondo me, interessante e davvero piacevole da leggere e da sfogliare.
Grazie mille. Lazzaroni vuole dire qualcosa? Sì, un breve saluto innanzitutto. E poi sì, colgo l'occasione l'assist che ne ha dato in qualche modo Tiziano. Lui ha detto bene, è la partita con una mostra nell'ambito di una serie di iniziative del cinquantesimo. Non era per la verità destinata a essere una mostra che iniziava e finiva, perché l'abbiamo anche fatta, anche se a causa Covid, di fatto l'esposizione di questa mostra è stata rimandata a tempi migliori. Però era una mostra che voleva essere una mostra itinerante, perché alcune stampe, tra le più significative, sono state rese su supporti mobili, duraturi, in Forex, e l'idea era quella poi di prestarla, omaggiarla a un po' i plessi scolastici del Novatese, anche fuori dalla zona del comune di Novato, per far conoscere appunto la città di Novato, quale riconosciuta capitale della Francia Corta. Partendo da questo, è vero, abbiamo colto un invito, è la somma di più passioni, ma io ricordo che le aziende, come i libri, come i comuni, come tutte le istituzioni dello scibile umano, camminano poi sulle gambe, sull'idea delle persone. Non sempre le nostre idee sono buone, mettendo insieme tre teste di questo tipo poteva venire fuori anche nella mia vita cavolata. Penso che da questo punto di vista forse questo rischio, che era quello più grosso, l'abbiamo evitato, però sa, fare giudizi del proprio lavoro diventa sempre abbastanza difficile. Ci stiamo però in questo misurando su il gradimento che questo libro ha, questa pubblicazione, negli occhi delle persone e della gente. Abbiamo detto sul cinquantesimo di Cogenio, ma soprattutto Cogenio in questo ha voluto fare un omaggio alla terra, al comune che ospita la sede aziendale da più di 50 anni e che lo ospiterà per i prossimi 50. Quindi da questo punto di vista non era una celebrazione dell'azienda, ma era un modo per l'azienda di sdebitarsi di un qualcosa che nella quotidianità tutti i dipendenti del gruppo vivono, cioè la presenza nel territorio di Rovato, della Francia Corta in generale. Quindi anche qua spostare dal territorio, ci sono molte fotografie, toccano mestieri, toccano luoghi, ma tante, e lo dice proprio il titolo, toccano le persone, l'anima delle persone. E quello che a me piace, che è piaciuto un po' a quelli che hanno sfogliato questa pubblicazione, quello di riscontrare che la qualità di queste fotografie. Sembra un paradosso quando c'è un'esposizione di posa necessaria, perché l'esposizione fotografica richiedeva parecchio tempo, l'ho imparato dall'introduzione, ma che lo potessi. Però da questo punto di vista, quindi sembra un paradosso che da queste foto traspaia l'anima, perché non c'è niente più artificiale di una posa. Invece, questa paradossalmente danno più anima delle foto come quelle attuali, che invece sono rubate e dovrebbero cogliere ogni istante. Ecco, questa è una cosa che mi ha affascinato e che tutto sommato, se riusciamo a trasmettere che comunque sono passati tantissimi anni, ma i visi delle persone, i visi dei rovatesi, le loro mani, il loro modo di vivere, c'è ancora un filo rosso che ci lega, e recuperiamo alcune delle buone nostre tradizioni, soprattutto del saper fare e dell'unità della nostra gente. Penso che uno colga la qualità del libro e anche uno stimolo per andare avanti in momenti anche difficili come quelli che contingentemente stiamo vivendo. Grazie mille. Proprio a questi visi e a queste persone e all'autore. Allora, signor Bianchini, ci può parlare un po' del libro, di come è strutturato? Abbiamo anche delle immagini da far vedere. Ricordo, questa è la copertina. Sì, questa è la copertina. Innanzitutto Perfetto. mi si è permesso di ringraziare chi mi ha preceduto, che ha già messo un paio di presupposti, che sono però gli ultimi, non certo in ordine di importanza, che hanno consentito questa pubblicazione. In realtà, sia Lei Tiziano, il quando? nostro Sì. sindaco, che da un presidente di Cogeme, sono stati colpiti nella loro di anima dall'idea che si poteva innanzitutto avere a che fare con un fondo fotografico di questo rilievo, che è quello del Sorlini, le cui vicende esistenziali sono state diametralmente opposte a quelle dell'altro protagonista. Ecco, qui vediamo una fotografia in posa. Questo invece è Marini Giovanni Alefranco, che è il fondatore di una dinastia che da 120 anni fa fotografia in Francia Corta e nella Bergamasca. E lui è il capostipite di questa famiglia, siamo riusciti a ricostruire l'intero albero genealogico. Si deve questo a Marino Marini e a Francesca Marini, gli attuali eredi e precursori
e prosecutori di questa straordinaria dinastia di fotografi che operano ancora in Rovato, i quali, nonostante colpiti da un lutto gravissimo, il 30 agosto del 2019, la morte della cara compagna, della moglie, Alceste Caterina Bertuzzi, non hanno esitato a dare il materiale e le informazioni necessarie perché io potessi scrivere il quarto capitolo del libro, che non a caso si intitola Sorlini Marini e gli altri pionieri, cioè come nasce la fotografia in Val di Rovato e perché proprio a Rovato. Direi che questo è un dato storico davvero rilevante. Qui la fotografia che lei sta facendo vedere è la fotografia dei vetrini, delle lastre negative che oggi sono conservate presso la biblioteca di Rovato a titolo conservativo, la cui proprietà in realtà è sostanzialmente stata ceduta a titolo appunto gratuito da Pedrali Gianluigi per tutti Carletto, un pensionato iperattivo. Qui vediamo il suo visore che si è autocostruito con dentro due neon per poter visionare i vetrini. Questo avviene all'inizio degli anni 90. Il Sorlini muore nel 76 al ricovero di Rovato, ospite della casa Lucini Cantù, per merito dell'allora parroco prevosto Luigi Bonometti, il quale si rende conto subito del contenuto particolare dell'abitazione del Sorlini, il quale abitava in due povere stanze, in quella che è via Sant'Orsola 35 oggi e che all'epoca tutti conoscono come il quartier, un tipico cortile iperpopolare di Rovato in cui finivano con l'abitare e convivere più di 30 famiglie. Immaginiamoli che coacervo di umanità doveva essere. Quello che invece vediamo qui, e qui mi soffermerei un secondo, è uno dei grandi punti di spartiacque, perché alla morte del Sorlini, che non lascia eredi, nessuno si occupa di questa raccolta, che va in parte dispersa e in parte anche rovinata. Sarà Carletto Pedrali che, obbedendo un'indicazione del prevosto, entrerà nella casa, raccoglierà i vetrini, li pulirà alla bella meglio e li conserverà nella carta velina presso la propria abitazione, salvandoli. Fatto ciò, sente di dover fare ancora qualcosa. Quel dover fare ancora qualcosa è il titolo che Dario Lazzaroni darà al proprio intervento che presenta la pubblicazione e che forse lo spirito vero, se vogliamo chiudere il cerchio. Non ci sono solo anime, ci sono anime laboriose qui dentro, di gente che vuol fare qualcosa per la comunità e alla fine lo fa. Lo fa perché ci crede, al di là delle differenze caratteriali o di idee. Qui vediamo quella mostra, se ci fermiamo un attimo, allestita nel salone del Palazzo Municipale. È il 2006, l'amministrazione è diversa, ma poco conta, per far vedere come le cose che attengono alla memoria locale sono un continuo, non sono un monopolio di qualcuno, non possono essere patrimonio esclusivo di qualcun altro, sono della comunità. Questo è il punto, e vorrei che anche questo libro rientrasse alla fine, almeno per parte mia, sicuramente alla memoria di Caterina Alceste Bertuzzi in Marini, alla quale unanimemente l'autore e i due editori, qui la vediamo la famiglia Marini, Francesca, Caterina, Marino e c'è anche il gatto Matisse. Ecco, alla memoria di questa persona il libro viene dedicato, ma vorremmo che fosse veramente per tutta la comunità, per il presente, perché attraverso questi due archivi che ho avuto la fortuna appunto di studiare e di vedere, grazie al lavoro di altri, non solo il mio. Eccolo qua. Questo qui è quanto ognuno potrà vedere dall'OPAC della provincia di Brescia, cioè il catalogo delle biblioteche bresciane. Basterà scrivere OPAC Brescia, andare sostanzialmente a scrivere catalogo, dopo grafica e poi Rovato. Troverà 277 schede sotto fotografia per un totale di 572 fotografie. Tutti i vetrini del Sorlini e gran parte di fotografie ricevute anche in formato cartolina dai privati, tra cui Piva Gianluigi, che qui mi permetto di ricordare e ringraziare. Questo invece è l'albero genealogico, quello che è appena passato, che abbiamo interamente ricostruito dei Marini. Chi sono i Marini? Allefranco Giovanni è il figlio di un commerciante agiato, evidentemente, per l'epoca in particolar modo. Diversamente non si spiega come lui possa andare a scuola dei salesiani, a fare le scuole medie,
quando la quinta elementare per l'epoca rappresentava già un traguardo non per tutti. Ed è proprio in quel particolare momento di formazione umana, culturale, educativa, che probabilmente l'Alefranco Giovanni Marini incontra i primi fotografi in Brescia. Credo fra tutti i fratelli, ecco, fermiamoci un secondo su questa foto se possibile, i fratelli, perché non è una foto, un fotomontaggio, quello che chiamo, i fratelli Allegri, che fin dal 1851 hanno aperto in Brescia il loro primo studio. Lui probabilmente li vede, si innamora, si infatua, come si può fare solo da giovani. A 15 anni frequenta praticamente il seminario, si può tenere la foto ancora per piacere. Capita un episodio sgradevole, gli rubano la valigia con tutti gli indumenti. Decide di tornare a casa e di non frequentare più il seminario. Dice al padre, farò il fotografo. Possiamo immaginarci quel dialogo. Il papà gli dice, ma sei matto, cosa fai? Il fotografo, che mestiere è? Doveva sembrare più una cosa per saltimbanchi che una professione sicura. Eppure Alefranco Marini Giovanni riuscirà a 17 anni ad aprire il primo studio a Ospitaletto. E un anno dopo, siamo nel 1898, un indirizzo lo chiamano, cioè un piccolo studio, un piccolo recapito a Rovato. Perché Rovato e dove? In piazza Garibaldi, a 20 metri da dove ancora c'è la sede dell'attuale studio, dell'attuale abitazione dei Marini. Sostanzialmente perché Rovato è a tutti gli effetti il mercato. Il più importante mercato di questa parte della provincia di Brescia, e lo è senza ombra di dubbio, è un centro che riesce a catalizzare commerci, traffici e persone. Cosa di meglio per uno che per vivere deve venderti un'effigie dentro una scatola che deve sembrare più magica? Perché la riflessione che conduco nel libro è anche che cos'è la fotografia. La fotografia è un supporto a due dimensioni che in realtà cattura la vita tramite la luce. Arrigo Boito parlerà dell'effetto congiunto di un'arte prodotta da un raggio di luce e da un veleno. Ha perfettamente ragione, perché se le camere scure le conosciamo fin dall'undicesimo secolo dopo Cristo, in realtà dobbiamo aspettare l'Ottocento e i progressi della chimica organica in particolar modo per arrivare alla fotografia. E se andiamo avanti con le fotografie vedremo anche chi ne è l'artefice, costui Nipce, che è figlio praticamente di un importante segretario del re di Francia, il quale quindi appartiene a quell'elite della popolazione che non ha bisogno di lavorare per poter vivere e che ha molto tempo. In più un genio, con il fratello ha inventato un sacco di cose, tra cui il prototipo di una bicicletta. Quest'uomo farà la prima fotografia nella storia dell'uomo, praticamente questo qui è Daguerre, è colui che gli diventerà amico, anche se appartiene a una classe sociale completamente opposta, un saltimbanco vero, fa del teatro, è un artista Daguerre, è a un teatro che si è imposto a Parigi per via del diorama. Il diorama è praticamente la proiezione veloce di pezzi di, oggi diremmo, di carta velina traslucida con su dei disegni la cui velocissima, grazie a una manovella, ripetizione sotto un raggio di luce dà l'illusione del movimento, l'antenato del cinema. La fotografia come la conosciamo oggi invece deve tutto a lui. Talbot, Henry Talbot Fox, che è parlamentare inglese, scienziato, letterato, antropologo, ha un sacco di cose fa questo uomo qui, tra cui, grazie al sale e al lavoro sulla carta, riesce a rendere la carta così fotosensibile da poterla sostituire alle lastre, che sono stati invece i supporti su cui Daguerre aveva fissato i suoi daguerreotipi. Li chiamerà calotipi, da calos, bello in greco, e pubblicherà nel 1846 il primo libro interamente illustrato con le sole fotografie, The Pencil of the Nature, la matita della natura, per dire cosa fa l'uomo. Usa il termine del disegnatore e da questo momento il rapporto tra pittura, fotografia, arte e poi fotografia e cinema sarà incredibile, sarà un tutt'uno. Tornando invece a noi, alla vicenda che forse più ci interessa, questa è una fotografia del Sorlini fatta a due rovatesi, che non sono in posa, stanno semplicemente nei pressi del mercato. Questo ci si può dire come ci si vestiva, com'era, e se andiamo avanti a vedere quelle che sono appunto le anime,
imposa questo è lo stesso Forlini, che in realtà per campare non può fare il fotografo, non è abbastanza, fa l'intagliatore, il falegname, e qui lo vediamo con l'attrezzo del mestiere in mano, il martello, e con un'aria un po' meno felice di quella che abbiamo visto nella prima fotografia, quando da Dendi si fa fotografare appoggiato alla macchina, che è la sua grande aspirazione di poter diventare un artista. Se possiamo andare avanti con le immagini, vediamo, lo vedete? Ecco, se possiamo andare avanti con le immagini, vedremo in che cosa consiste il lavoro. E guardate che non finissimi artigiani, guardate questo specchio. Uno specchio che tra l'altro lo tradisce, perché se ci fate caso, in fondo c'è lui con la macchina fotografica che viene ripreso mentre fotografa lo specchio. Ma il Sorlini fa anche i burattini per i bambini. Pensate che arte. Questi invece siamo nel suo studio, al secondo piano del quartiere. Guardate i paraventi che vengono utilizzati, forse pitturati da Geronimo Calca. Ecco, guardate quando abbiamo detto poveri, ricchi, qui c'era tutto per far capire che questo non è un uomo povero. Sia il gonfiore dell'addome, e questi sono invece i finti ricchi, e possiamo vedere che fuori un'abitazione abbastanza disadorni, i quattro che compongono famiglia hanno dato fondo al meglio dei loro abiti per potersi ripresi. Perché quello che succede davvero in modo straordinario è che la fotografia diventa status symbol. Oggi per noi è anche un documento di straordinaria importanza storica, che ci dice del tempo in cui viene scattato e di come viene scattato. Ma all'epoca è davvero status symbol, al punto che si diffonde a tutti i livelli, in tutti i stati sociali, paradossalmente nei più poveri, che avranno nell'effigie dei loro antenati l'unica prova del lavoro, del loro passaggio terreno. Guardate questa immagine, io la trovo una bellezza straordinaria, quasi caravaggesca. Non so se si vede, ma la bambina, che è la cucciola del nucleo contadino, che è intento alla raccolta dei fagioli, tiene in mano un altro cucciolo, che è il cagnolino. Ci sono alcuni dettagli di una bellezza, di una poetica reale, così come non, è un caso, perché non può essere il movimento della mucca che sta brucando l'erba in quel modo, che viene infatti lievemente mossa, ma che ci dà un realismo e una tensione vitale che davvero rispetto al quale si resta sbalorditi. Sbalorditi, se pensiamo che siamo all'origine. Questo è l'unico nudo che ho trovato in tutti i due archivi fotografici. E non è certo casuale. Questo è lui, è il Don. Guardate, tra l'altro, pensavamo in un primo tempo che non fosse quella l'identità certa, ma oggi ne siamo sicuri perché appena uscito il libro, una famiglia gentilissima di Sant'Andrea ci ha segnalato la vera identità. Costui è Don Pietro Lancini, che per 35 anni ha tenuto la parrocchia del Duomo. Questa è un'altra immagine a cui sono particolarmente legato. L'ho chiamato alla Giamburrasca e si vede che cos'è il movimento prefemminista. Questa persona, non so se ha conosciuto i suffragetti, non credo proprio, ma ha tutto fuorché l'idea di essere casa, chiesa e marito. E lo dice bene. Guardate invece il Gaga, guardate cos'è la Belle Époque, e qui in quei baffi ricurvi alla Cecco Beppe che troviamo tutto. Guardate quel foulard, oggi possiamo sorridere, ma questo era il prototipo dell'eleganza. Guardate la fascia in vita, in modo da sembrare più stretto il corpetto. Possiamo ridere, ma pensate tra 100 anni, quando vedranno, se li verranno le memorie del nostro smartphone. Questa che è appena passata è ancora più emblematica. Si tratta di povere ragazze contadine, senza calze, senza scarpe in alcuni casi, a cui il fotografo ha chiesto questa messa in posa con anatra e cane che non può sapere di star fermo. Cioè, è incredibile come non si possa rimanere emozionati da questo. E questa è un'altra foto clamorosa che vale più delle 1000 parole spese prima a dire cos'è il mercato di Rovato. Questa fotografia è una delle più antiche del 1900, la scatta di Franco Giovanni Marini dalla porta del proprio studio in piazza Garibaldi, e qui si vede cos'era il mercato, si vede anche com'era diversa l'inclinazione della strada via la Marmora e quanto maggiore fosse la vegetazione che circondava tutto la piazza e anche il sagrato della chiesa. Si dice anche com'era Rovato. Dal punto di vista architettonico ci sono molte riflessioni, visto anche quello che ha in mente questa amministrazione, questo sindaco, a proposito del recupero dell'area mercatale.
Quello che abbiamo visto invece è il segno proprio della guerra. Ormai si sta entrando in guerra per prepararsi. Qui siamo davanti alle contessine. Ovviamente questo non può essere un povero. Sarà uno che comanderà e lo fa a cavallo. Non certo a caso. I fanti sono a piedi, naturalmente. Questa è un'altra immagine che mi è particolarmente cara. Questa è una riunione per la festeggiare il primo di maggio, la festa dei lavoratori, da parte del nucleo che darà vita al primo movimento socialista a Francia Corta. E guarda caso il Monte Orfano è l'altro grande segno topico del territorio, in una zona completamente pianeggiante un monte. E qui per contro un'immagine ancora più indicativa, ancora più importante, il 1923. È appena uscita la legge di riordino delle proprietà delle acque e dei torrenti e delle rogge. Questi sono i compartecipi della roggia Fusia, la roggia più importante per la comunità rovatese, che hanno trovato finalmente un accordo e hanno definito una volta per tutte la proprietà dell'acqua e sostanzialmente la determinazione e la spartizione dei profitti che dall'acqua medesima deriva. Guardate questa. Siamo alla Filanda. La Filanda non ha sede a Rovato, è a Coccaglio. Molti però delle forze lavoratrici che lì sono impiegate del lavoro sono rovatesi. Se ne distinguono almeno quattro certe qui. Le due sorelle che devono essere imparentate con la persona. Ma guardate come è costruita anche. Al centro l'anziana, colei che guida il lavoro, l'esperienza, tutto intorno con la mano appoggiata alla spalla, chi in qualche modo gli avvicina davvero, gli vuole bene. E poi io sono commosso dal fatto di questa presenza di quell'uomo in mezzo che tiene anche il cane, perché anche il cane deve venire nella fotografia. Anche lui deve dare una traccia della sua esistenza e lo farà. Tra l'altro, io ho visto l'ingrandimento di queste immagini. Ci sono alcune bellezze di ragazze splendide, senza un rossetto, senza un rimmel, altro che acqua e sapone. C'è questa figura al centro di una bellezza straordinaria, straordinaria. Anche se, come vedete, l'abito è quanto mai. Qui vediamo ben altra condizione economica e probabilmente anche culturale. Questa è una villa sul monte che appartiene a una fetta che è sicuramente rappresentativa dell'elite patronale del comune e che ha, come vedete, alla propria dipendenza ancora la servitù, che qui viene immortalata sul poggiolo, mentre invece tutta la famiglia è al piano terra, sul giardinetto in vimini. Con queste, ecco, andiamo verso la fine delle immagini, questo è il coniuge Ciurlini e la moglie nell'ultimo anno della loro vita. In realtà lei morirà l'anno successivo e lui un anno e mezzo dopo. Siamo nello studio del Marini e questo dimostra che tra il Marini e il Ciurlini deve esserci stata proprio comunità almeno, di intenti, se non proprio lavorativa. Questa è l'immagine che io ho scelto per la copertina del libro e che reputo un'icona in realtà della condizione contadina. Non sappiamo chi è costui, non sappiamo nemmeno dove è stata scattata. Riteniamo nella campagna rovatese, però mi commuove sempre quando vedo questa immagine. La trovo perfetta per rappresentare, guardate il volto di quell'uomo, se è possibile. Vi troverete insieme tutta l'austera capacità di aver sopportato la natura, di essersi adeguato, di chi porta nei calli delle mani tutta la sua esistenza. Si concede un momento di pausa, che è lungo come la pipa che ha riempito, è leggero come il tabacco che gli ha messo dentro. È tutto qui suo ozio, non può fare altro. Ed eppure l'unica cosa che lo infastidisce, che non si capacita in quello sguardo, è che cosa sta succedendo di là. Chi è colui che si è messo sotto, dietro questa scatola? E che come Dio però è in grado di catturargli un pezzo di vita e di anima, evidentemente. Questo è il grande mistero, il grande fascino della fotografia sostanzialmente, a cui il bianco e nero aggiunge, secondo me, qualcosa di straordinario. Io la ringrazio. Allora, il tempo è tiranno, però io avrei un paio di domande. Una che, diciamo, riguarda un confronto con la fotografia definiamo la fotografia contemporanea, cioè con la logica con cui oggi invece si vive la fotografia, che è completamente diversa. Evidente, ho dedicato le ultime righe del libro
a questo, perché io non sono assolutamente in grado, non essendo un fotografo, di entrare all'interno della loro sociologia. Però citavo un libro che ho letto per scrivere questo, che è La furia delle immagini, edito recentissimamente, uscito l'anno scorso. C'è un'osservazione all'interno di questo libro che trovo esatta. Sostiene che la furia delle immagini oggi ci abita con la stessa inconsapevolezza con cui noi le scattiamo. È talmente diventato facile riprodurre noi stessi da poter facilmente anche cadere nell'autoinganno del sentirsi tutti Andy Warhol, di sentirsi tutti Marini per rimanere. E invece non è così, non è assolutamente così. Io sono rimasto molto colpito quando, entrando nel negozio laboratorio fotografico di Marini, ho trovato una scritta dove di solito c'era "si fa credito soltanto ai novantenni accompagnati dai genitori", oggi c'è scritto "si prega di non scattare fotografie e filmati col cellulare". In più, il Marini stesso mi ha confessato che in più di un'occasione il tuttologo di turno, che tramite il web si è informato di tutto e di più, va a consegnargli qualche cosa da far sviluppare e gli dice come fare. Ecco, io credo che questo sia un po' il limite grande. Ogni volta che c'è un surplus, c'è sempre uno spreco. Spero in questo caso non si tratti di uno spreco di anima, uno spreco di anime. Se lo diranno, chi fra 100, 200 anni ci vedrà e ci analizzerà per quello che evidentemente eravamo. L'ultimissima domanda, io proprio cito: nella loro sequenzialità costituiscono le fotografie il racconto visivo di una comunità nella quale si trovano letteralmente le radici biologiche e per qualcuno il senso stesso della propria identità. Cosa si capisce di questa identità? Vorrei che su questo parlassero proprio Tiziano e Dario, che sono più rovatesi di me. Chi? Sta sindaco come primo cittadino, mi sembra ovvio. Rappresenta i rovatesi, seppur pro tempore, in maniera giusta e corretta. Pro tempore, peraltro, ancora per 4 anni e mezzo, quindi mi dovete sopportare. Quindi se potevate tirarmi per il naso fino a qualche mese fa, adesso non più. Non è vero, perché comunque i miei consiglieri potrebbero mandarmi a casa anche domani. No, lo si diceva prima. La storia si può raccontare con le parole, con la scrittura, oppure si può raccontare con le immagini. Qui si è riuscito a raccontare 100 anni di storia rovatese, sia con una che con l'altra cosa, soprattutto con le immagini, perché comunque poi le immagini fanno anche immaginare tante altre cose, nel senso che se analizzata una per una questa immagine, così come ha tentato di farlo velocemente il Bianchini, vengono fuori tanti di quei dettagli, per cui quei dettagli ovviamente ti ricostruiscono una storia della tua comunità che è veramente interessante, lasciando perdere poi gli elementi principali che potrebbero essere il mercato piuttosto che le questioni urbanistiche per cui il paesaggio cambia eccetera eccetera, ma le persone che sono rappresentate ti raccontano veramente una storia che è una storia lunga 100 anni, e alcune immagini, ancorché scattate soltanto qualche decina di anni fa, sembrano di un'altra epoca, perché il mondo ultimamente è andato velocissimo e tendiamo a dimenticarci tutto quello che è stato, ma noi le nostre radici le abbiamo nella nostra comunità, e quindi queste radici vanno raccontate e soprattutto valorizzate anche da questi momenti che sono rappresentati dalle mostre, che sono rappresentati da queste mostre itineranti, giustamente come diceva Dario, e da un libro che secondo me dovrebbe essere nella biblioteca di tutti i rovatesi, tant'è vero che ne abbiamo distribuiti veramente tante copie. La storia raccontata con le parole ha un sapore, la storia raccontata con le immagini ne ha sicuramente un altro. Le immagini, come dice Bianchini, e soprattutto l'iper quantità di immagini tende a sfocare in realtà la realtà. Qui invece sono raccolte delle immagini che sono estremamente rappresentative, poche, ma veramente fenomenali, nel senso che ricostruiscono un periodo che abbiamo dimenticato, soprattutto io che sono giovane, non magari Bianchini che è anziano, ma noi giovani, nel senso che cinquantenni e rotti, quest'epoca non le abbiamo vissute, o meglio le abbiamo appena
come dire, abbiamo sentito il sapore dai nonni piuttosto che dai genitori, però davvero si vedono queste figure che rappresentano la fatica, il lavoro, e l'impegno su una terra, greve, che veramente a volte dava pochissimi frutti e che dovrebbero essere anche di insegnamento rispetto ai nostri ragazzi, che veramente a volte le trattano le risorse che hanno e le pancia piene che hanno come se fossero tutte questioni dovute, mentre invece queste immagini devono far riflettere anche in questo senso. Dario Lazzaroni? Grazie, dottor Sindaco. Io aggiungo semplicemente, perché mi lascio la parte più facile, quella di una vena romantica, che comunque qua esprime proprio la nostra gente, ma anche l'unicità di Lovato. Io a questo tengo molto come rovatese. Non è un caso che alcune situazioni ha citato Ivano, quella del consorzio della Roggia Fusia, piuttosto che io sono rappresento una società che è un unicum in Italia, perché non è espressione di una municipalizzata, come una volta si chiamavano, espressione di una città capoluogo. Eppure negli anni Cogeme è riuscita a diventare la quarta società in multiutility d'Italia per certi periodi, poi scelte diverse, hanno avuto fatto storie diverse, ma questo poteva avvenire forse proprio solo a Rovato. Per due motivi. Uno, per un discorso logistico, se vogliamo, ma anche di consuetudine storica. La presenza del mercato, la presenza della Roggia, la presenza di un'abitudine di rovatesi di essere protagonisti nel loro territorio, che non è scontato. Perché questo, anche secondo me, è un'analisi più attenta, traspare in questo libro. Ci sono alcune situazioni in cui la dignità di una persona, che penso sia una dignità almeno lombarda, se non italiana, nel visi e nella consuetudine al lavoro, ma certe capacità imprenditoriali, certa dignità di popolo e di cultura, a mio avviso, ma questo lo dice la storia, non lo dice sottoscritto, però lo rivendico con orgoglio, è una situazione che Rovato e poche altre realtà in provincia di Brescia, forse nessuna tranne città capoluogo, ma anche in Lombardia, poche altre realtà hanno potuto perseguire nella stessa maniera. E questo, ripeto, anche il fatto che ci sia un fotografo a inizio Novecento non può essere, ma non me ne vogliono altre comunità, ma non è un caso se Rovato. Come non è un caso se alcune situazioni, se alcuni scorrere della storia a Rovato hanno trovato sempre dei protagonisti. Poi ho fatto un po' di orgoglio campanilistico, ma me lo perdonerò. Allora io mi permetto non di smorzare il tono campanilistico, che capisco perfettamente che è tutt'altro privo, tra l'altro, di dimensione realistica, è vero quello che dice, ma mi permetto di sottolineare invece l'aspetto storiografico di quanto dicevi, Anna. La cosa importante di questi che ho chiamato giacimenti fotografici è che sono tutti gli effetti, a tutti gli effetti, dei veri e propri giacimenti documentali su cui è possibile costruire una narrazione documentata delle vicende storiche di una comunità, che si aggiunge come un puzzle alla complessiva macrostoria nazionale e ne sottolinea naturalmente che cosa? Gli elementi di continuità e gli elementi di eccezionalità, perché questo alla fine è il significato dello studio di una storia, che secondo me rimane sempre un elemento fondamentale non solo per capire il presente, ma per riuscire nel presente a progettare il futuro. E in questo ha perfettamente ragione Tiziano quando si domanda perché chi oggi ha la pancia piena, il wifi in casa e ogni sorta di comunità trova modo di non essere contento e di lamentarsi, mentre questa gente che non portava i calzari, non aveva le scarpe, riusciva a farsi fotografare non sembrando infelice. E questa è una domanda esistenziale che ci riguarda tutti, che ci piaccia o meno. Grazie. Grazie a voi. Io credo che questo libro sia un ottimo modo per riflettere su questi aspetti. Quindi invito veramente tutti a osservare Anima in posa, lo dico per esteso, poveri, ricchi e finti ricchi, tra le fotografie della Rovato del primo Novecento, ma che ci dice molto anche su
contesti che non sono la Rovato dei primi del Novecento, questo mi sembra evidente. Io ringrazio Ivano Bianchini, Tiziano Belotti e Dario Lazzaroni e vi invito al prossimo appuntamento della Microeditoria 2020. Grazie. Grazie, salve.